l'occasione di promuovere questo evento su una collana di cui sono stata curatrice, di cui sono curatrice, ed è attualmente nelle edicole, che è la collana che si intitola Grandi imprese della storia. Ho qui con me ospiti quattro personaggi molto importanti che sono stati autori di volumi di questa collana e che ci hanno fatto il piacere, l'onore di venire questo pomeriggio a parlare con noi di alcune vicende veramente fondamentali della storia umana. Abbiamo con noi il professor Franco Cardini, che sarà il primo, tra l'altro, che parlerà. Franco Cardini credo che non abbia bisogno di presentazione, ma è uno storico che si occupa di storia medievale, professore emerito, ha scritto un numero straordinario di libri, di articoli interessantissimi e questa sera però in particolare ci parlerà della impresa di Cristoforo Colombo. Poi abbiamo Massimo Cultraro che invece si occupa di un settore che in parte condivide con gli storici puri, diciamo, un certo interesse per altre epoche, ma lui se ne occupa dal punto di vista dell'archeologia. Massimo Cultraro è uno dei massimi esperti di cultura micenea e quindi si è occupato per questa collana del volume dedicato alla scoperta di Troia, compiuta da Schliemann. Una vicenda affascinante, rocambolesca per molti aspetti, come lui stesso avrà modo di raccontarci poi. Poi abbiamo con noi Marco Berti, anche Marco Berti è un personaggio abbastanza eccezionale, mi permetto di dire, perché è uno scalatore che ha una frequentazione con le vette himalayane che sicuramente non è comune. Ha scalato lui stesso l'Everest numerosissime volte, ha vissuto a lungo in Nepal, in sostanza adottato da una famiglia di Sherpa e oltre a tutto questo è anche autore di diversi libri sulla montagna e quindi ci parlerà del volume dedicato alla conquista dell'Everest, la più alta delle nostre vette. E infine, mi scuso perché non si fa con una signora, però per questioni di argomenti abbiamo scelto di organizzare così questo nostro pomeriggio. Ho il grandissimo piacere di avere anche con noi Marina Montesano. Anche lei si occupa di storia del Medioevo, insegna presso l'Università di Messina e autrice anche lei di non solo di libri scientifici, ma anche di romanzi a sfondo storico, quindi una persona con una poliedricità anche di scrittura molto interessante e che per questa collana si è occupata di un altro importantissimo viaggio della storia, cioè quello di Marco Polo. E quindi è di questo che ci parlerà. Ecco, io non posso che ricordare un'ultima volta che appunto questo evento si colloca nell'ambito di Book City. Dirò giusto due parole sul senso di questa collana. Che è stata fatta appunto per il Corriere della Sera. Book City quest'anno ha come tema il dopo, quindi diciamo che anche nelle presentazioni che io ho visto di Book City, l'auspicio degli organizzatori per questa decima edizione, tra l'altro è un anniversario importante di Book City Milano, era quello proprio di poter portare la cultura al centro della rinascita che dopo questi 2 anni terribili vorremmo tutti vivere. Ecco. Io ho sposato totalmente questa idea, la sposo totalmente e nel pensare una collana per il Corriere della Sera ho immaginato che parlare delle occasioni in cui gli esseri umani hanno desiderato superare i propri limiti, andare al di là delle proprie paure anche, no? E sfidarsi appunto per conoscere qualcosa di più, per esplorare il mondo che ci circonda e se stessi, potesse essere galvanizzante in un certo senso in questo momento storico, potesse aiutarci a ritrovare la voglia, a ritrovare la forza di fare grandi imprese, appunto, come quelle dei protagonisti di questi libri.
Quindi ecco, io non vorrei dire di più perché voglio lasciare molto tempo ai nostri ospiti che hanno cose molto interessanti da dire. Quindi per primo darò la parola appunto al professor Franco Cardini che ci parlerà dell'avventura straordinaria di Cristoforo Colombo, che da un certo punto di vista scherzavo prima con lui dicendo, beh, la scoperta dell'America per antonomasia, no, è qualcosa di banale, si dice quando ci si riferisce a qualcosa che è scontato ormai. Non solo non lo era affatto ai tempi, ma in più, come abbiamo avuto occasione di vedere in questi ultimi tempi, nelle prospettive di certe correnti, no? Come questa cancel culture, no? Questi processi, questi movimenti revisionisti della storia, è ancora in grado di suscitare anche grosse discussioni in termini di critica alle appropriazioni da parte della cultura occidentale, eccetera, e molto altro. Quindi ecco perché io direi vale proprio la pena ancora parlare dell'impresa di Cristoforo Colombo e credo che il professor Cardini avrà molto da dirci in proposito. Prego, professore, le passo la parola. Questa presentazione di alcuni volumi, dei quali io conosco in vario modo un po' il contenuto, imperfettamente, naturalmente non del mio, e del mio purtroppo il contenuto lo conosco meglio, anzi lo conosco bene, e quindi sì, vorrei sottolineare alcuni aspetti che possono sembrare, o essere in realtà anche un po' più inconsueti, di un argomento come quello di Cristoforo Colombo e della scoperta dell'America che, come si usa dire, si usa dirlo perché è vero, riempie letteralmente intere biblioteche. A proposito di revisionismo, adesso va di moda in generale il revisionismo in modi variamente grotteschi, e quello attuale, culminante anche in statue rovesciate ed altro, mi ricorda l'espressione, a mio avviso, più felice di tale revisionismo, perché fu espressa in tempi non sospetti, alcuni anni or sono, nel film Non ci resta che piangere, e i proto-revisionisti, a proposito della scoperta dell'America, avevano i due nomi illustri, niente meno che di Benigni e di Troisi. Anzi, il vero revisionista era Benigni, Troisi trovava un po' da ridire, vi ricordo un po' la trama di questo film, due personaggi, un insegnante e un bidello di scuola, un operatore scolastico, i quali si trovano inspiegabilmente balestrati in un altro mondo, nella Firenze e in generale nel mondo occidentale della fine del Quattrocento. E a un certo punto, naturalmente, sapendo la storia, soprattutto Benigni, che è l'insegnante, cercano disperatamente di fermare Cristoforo Colombo che sta partendo per il suo viaggio, in quanto il suo viaggio, a loro avviso, porterà una sciagura generale per l'umanità come quella della scoperta dell'America. Naturalmente in questo c'è una satira di un certo paleo anti-americanismo che circolava negli ambienti, soprattutto della sinistra, alcuni decenni or sono, non solo della sinistra, anche della destra, naturalmente. Un anti-americanismo che è più o meno diffuso ancora oggi e che ha ragioni sulle quali non voglio intrattenermi in questa sede, ci porterebbero fuori strada. Che cosa c'è invece di interessante, di originale e di specifico e veramente di, è il caso di dirlo, rivoluzionario nella scoperta dell'America, ma io direi dal punto di vista del suo scopritore, di Cristoforo Colombo, ex parte subietti, come direbbero i maestri della filosofia scolastica, c'è il fatto che lui non voleva scoprire proprio niente e che nella mentalità del tempo l'idea di scoperta, che in latino si dice inventio,
Questo può essere divertente per gli italiani, perché la parola invenzione vuol dire un'altra cosa. Beh, la scoperta era legata semmai ad altre dimensioni della vita intellettuale e anche della vita pratica, non alla dimensione geografica. Il mondo medievale della geografia aveva una visione molto particolare e concettualmente molto diversa dalla nostra. Si sapeva come era fatto il mondo e dove non si era ancora arrivati, come in certe zone dell'Africa o dell'Asia, parlo naturalmente dei tre continenti che erano noti all'antichità e al Medioevo, non degli altri che erano ancora di là dall'essere scoperti. Di questi continenti si riteneva di sapere molto, se non tutto. Non tutto per esperienza, ma tutto quasi invece per tradizione, una tradizione desunta dalle autoritates. Guardate che qui c'è una rivoluzione profonda nel mondo moderno. Cristoforo Colombo è magari involontariamente uno dei protagonisti di questa rivoluzione, rispetto alla quale la scoperta dell'America si situa al di qua, non siamo ancora arrivati a tale rivoluzione. Cioè, in realtà, le cose non si scoprono sulla base dell'esperienza, come secondo noi è normale. Ma noi veniamo dopo Galileo, veniamo dopo Newton. Nel mondo medievale, viceversa, quello che conta è la logica, anzitutto, perlomeno da Abelardo in poi, quindi dal XII secolo in poi, e l'autorità. L'autorità di quelle grandi menti, auctores appunto, si dice in latino e si dice anche in volgare. Dante, quando si rivolge a Virgilio, dice: tu sei lo mio maestro e il mio autore, tu sei quello che mi ha guidato sulla via della scienza. Ci si fida delle auctores. Storie hanno parlato dell'India, della Cina, anche di contrade quindi che sono state sì lambite, sfiorate più o meno, almeno dopo il XIII secolo, non del tutto conosciute, ma che sono ancora avvolte nella leggenda. E Colombo crede in quello che gli hanno detto gli autores. E facendo questo si sbaglia. Colombo pensa al Catai, cioè alla Cina, e ritiene che la Cina sia ancora governata dagli imperatori sino-mongoli, dal Gran Khan, no? I Gran Khan mongoli non c'erano più in Cina e non c'erano più da parecchi decenni quando Colombo intraprende il suo viaggio a partire, come tutti sanno, dal 1492. Colombo vuole arrivare in Cina, vuole arrivare al Katai, al Cipango, cioè al Giappone, vuole arrivare nelle Indie, vuole trovare una via di commercio nuova e diversa per gli occidentali, dal momento che la via tradizionale, quella orientale, quella che passa attraverso il Mediterraneo, eccetera, in quel momento è ormai sbarrata al punto tale che si pensa irreversibilmente dalla conquista turca ottomana. I turchi ottomani hanno conquistato l'impero di Costantinopoli, costituiscono una barriera per la prosecuzione di quei viaggi verso il continente asiatico, che invece avevano prodotto risultati importanti nel corso del 200, dei primi del 300, eccetera, con viaggiatori che avevano scritto anche testi notevolissimi, che avevano rivoluzionato in parte almeno le cognizioni del tempo. Non si era più così convinti che l'Asia fosse una terra inesauribilmente patria di mostri, perché insomma da Marco Polo in poi si erano dette delle cose che erano molto più precise, più realistiche al riguardo. Colombo vuole aprire al mondo occidentale e soprattutto alla
regno che egli privilegia, che è ormai la sua patria spirituale, il regno di Castiglia e d'Aragona unite, è un po' presto per chiamarla ancora Spagna dal punto di vista politico, vuole aprire una strada nuova per arrivare alle Indie e dalle Indie magari c'è un elemento di crociata in questo che in Colombo è fortissimo, è direi primario. Dalle Indie prendere alle spalle gli ottomani e riuscire quindi a liberare quel Mediterraneo che in quel momento sembra compromesso perché il dominio del mondo cristiano sul Mediterraneo non è più così ovvio come sicuro, così sicuro come lo era stato negli ultimi 3 o 4 secoli, quando senza dubbio gli europei occidentali sono diventati progressivamente i signori di questo mare chiuso che è il Mediterraneo. Colombo per questo studia le condizioni dell'Atlantico, che sono molto diverse da quelle del Mediterraneo, studia i venti, le maree e studia anche la geografia degli antichi, nei quali pone grande fiducia, opera dei calcoli, stabilisce se è veramente possibile con le costruzioni nautiche del tempo, le tecniche nautiche del tempo, coprire lo spazio corrispondente a quello che noi chiamiamo l'Oceano Atlantico, e lo chiamava anche lui così, anzi lo chiamava Oceano tout court, non sapeva che ce n'erano altri, semplicemente perché Colombo, condividendo le visioni geografiche del tempo, che erano ben solide fino all'antichità ellenistica, quindi si sapeva bene che la Terra era rotonda, si riteneva che la massa continentale fosse una specie di blocco compatto, immaginatevi una sorta di diadina, se volete, circondata dalle acque dell'oceano, quindi nel globo terracqueo le acque dell'oceano. E questo è anche obiettivamente vero, ma in una misura diversa da come si pensava allora, le acque dell'oceano fossero molto più ampie dell'area delle terre emerse. E si pensava, naturalmente, siccome la Terra era rotonda, che muovendosi dalla costa occidentale dell'Europa, quindi dalla Spagna nel caso di Colombo, e andando sempre verso ovest, sarebbe dovuti arrivare alla costa orientale dell'Asia. Buscar el oriente para el occidente, dice Colombo, che da un certo momento in poi ha cominciato a scrivere castigliano e oltre al latino scriveva ordinariamente castigliano. Cercare l'oriente attraverso una via occidentale, un passaggio a occidente. Questo è del tutto ovvio, è del tutto normale. Quando Cristoforo Colombo parla ai reali di Spagna e chiede loro una piccola flotta, in fondo, con 3 navi, di cui 2 sono 2 navi agili ma piuttosto modeste, le caravelle, mentre poi c'è una nave vera e propria, la Santa Maria, che sarà la sua ammiraglia, che è un pochino più grande, un pochino più solida. Quando chiede questa cosa, come al solito, moltissimo per coloro ai quali viene rivolta la richiesta, un capitale ingente da buttare probabilmente al nulla, al vuoto, perché non si credeva che l'impresa sarebbe riuscita. Poco per Cristoforo. Cristoforo ritiene di aver chiesto lo stretto indispensabile e pensa che sia possibile passare il mare. Eppure la geografia del tempo gli suggerisce una risposta diversa. Lo spazio oceanico che separa la Spagna dalla Cina, secondo le cognizioni del tempo, badate bene, non secondo le attuali, anche se si riteneva che la Terra fosse molto più piccola di quanto non sia in realtà, erano tali da scoraggiare qualunque tentativo di questo genere.
Intanto bisognava essere sicuri di avere venti favorevoli a disposizione, perché la velatura era praticamente una velatura ancora largamente fissa, mobile sì, ma non mobile come sarebbe stata in seguito. Poi c'era il problema dell'allontanarsi dalla terra e quindi dell'esaurirsi delle scorte di acqua dolce. Questi sono fondamentalmente i problemi. Sì, poi le correnti, i gorghi, i mostri marini, tutte le cose che sono state dette nel corso dei secoli sulle obiezioni che sarebbero state mosse a Colombo. Ma le obiezioni che erano mosse a Colombo noi le conosciamo bene. I professori dell'Università di Salamanca, che erano sul serio, dei grandi geografi e dei grandi filosofi e dei grandi conoscitori della Terra, secondo le cognizioni del tempo, dissero una cosa giusta quando dissero a Cristoforo Colombo: tu hai sbagliato i calcoli, oppure non li hai nemmeno sbagliati, li hai truccati. Sta di fatto che il continente asiatico è molto più lontano dalle coste spagnole di quanto tu non ritieni. Avevano ragione loro, nel senso più assoluto. Dario Fo l'ha sottolineato in un suo componimento burlesco a proposito di Colombo. È vero, i saggi di Salamanca erano veramente saggi, non erano dei fanatici inquisitori, erano degli studiosi seri. Ma Colombo, che era un mediocre geografo e un geografo disonesto, che aveva truccato i dati sulla lunghezza del grado terrestre, cioè della 360esima parte della fascia equatoriale, eccetera. Colombo era un grande marinaio. Era vissuto a lungo anche nelle isole dell'Atlantico occidentale, conosce Madeira, eccetera, conosceva perfettamente alcune caratteristiche di quel mare. Da quelle caratteristiche ne aveva dedotto, a suo avviso senza possibilità di errori, che la terra era vicina. Il problema è che quella terra che era effettivamente vicina non era l'Asia, era il continente americano, un continente nuovo, il continente di cui nessuno sapeva allora niente, né poteva sapere allora niente. La fortuna di Colombo in questo senso è straordinaria, pari almeno alla sua sventura storica di essersi sempre ostinato a parlare del continente asiatico che egli aveva scoperto, non avere mai accettato che quel continente era un continente nuovo, non aver mai accettato che la sua scoperta era in realtà di gran lunga più importante di quello che egli avrebbe voluto donare all'Europa del tempo, e nello stesso tempo il suo comportamento nei confronti delle ciurme, durante i quattro viaggi, poi nei confronti dei nativi americani, come diciamo oggi nel nostro linguaggio politically correct. Colombo non si è comportato in maniera particolarmente esemplare al riguardo. La sua vita è stata una vita di amarezze, alla fine è stato anche condannato, ha passato alcuni anni in prigione, e quando è venuto meno, nessuno ha riconosciuto il continente come figlio della sua originalità e del suo coraggio. Tanto è vero che il continente l'hanno chiamato America in omaggio non a lui, ma ad Amerigo Vespucci, navigatore fiorentino evidentemente più fortunato di lui. Grazie, professor Cardini. Allora, veramente un'immersione in questa storia straordinaria e anche, appunto, come lei giustamente ha sottolineato, una storia di coraggio e anche di sfortuna per alcuni aspetti. Allora, adesso dalle caravelle di Colombo alle navi degli Achei. Perché direi che la prossima avventura ci porta da un lato appunto nell'antichità, in un'antichità molto antica, quella della celebre guerra di Troia,
ma dall'altra parte ci porta in quel momento di passaggio tra 800 e 900 in cui veramente ci sono stati uomini che hanno fatto cose incredibili, uomini anche dalle caratteristiche abbastanza peculiari, avventurieri, cialtroni, un po' improvvisatori, un po' truffatori, un po' grandi geni, no? E tra questi uomini c'era anche un personaggio che si chiamava Schliemann, un personaggio che ha avuto l'avventura di scoprire quello che per millenni si era solo vagheggiato, sentendo i poemi omerici, no? Questa mitica città di Troia, di scoprire le sue ricchezze e di portare al mondo anche in modi abbastanza controversi, ma adesso lo sentiremo direttamente da Massimo Cultraro, appunto le conoscenze di questa città. Allora, Massimo, io ti passo la parola e adesso ci facciamo portare da te in questi altri periodi storici che si sovrappongono. Grazie. Passiamo dalle caravelle di Colombo alle navi di Agamennone, di questa micidiale flotta che per 10 anni tiene sotto scacco una delle città più importanti, un emporio dal punto di vista commerciale e culturale, e che reggeva le sorti di quello che era il canale di collegamento, i Dardanelli, tra il mondo euroasiatico e quello egeo e mediterraneo. E nasce proprio con Omero e grazie a Omero la fortuna di questa città, di cui tutti parlano, ma nessuno riesce a identificarla, al punto che diventa poi in piena epoca ellenistica oggetto di una serie di controversie, di vere e proprie guerre tra studiosi per cercare di identificare nella vasta piana della Troade. Il nome ancora era mantenuto intatto, quindi siamo nella parte più occidentale dell'attuale Turchia, la mitica città cantata da Omero. Schliemann, come tu prima dicevi, è un personaggio del suo tempo. È forse il personaggio che incarna, direi, per usare questa formula ossimorica, una sorta di realismo magico, perché vi sono proprio presenti i due ingredienti che hanno strutturato la vita di questo controverso uomo. Da un lato l'adesione ai realien, cioè tutto ciò che può essere verificato attraverso metodi scientifici, empirici, sempre quindi controllabili. E non a caso Schliemann è il primo che poi apre le indagini archeologiche al campo delle scienze dure, della chimica e della fisica. Quindi questa aderenza a tutto ciò che rappresenta il mondo della documentazione della cultura materiale, come oggi viene chiamata in archeologia. Dall'altro c'è la componente immaginifica, c'è la componente onirica del sogno, quel sogno al quale lui più volte ha fatto riferimento nel giustificare i primi tentativi di identificare Troia con la collina di Isarlik. Lui ha sognato da bambino e ha realizzato il suo sogno che aveva maturato nelle fredde foreste della Pomerania, dove era nato, arrivando nell'agosto del 1868 a dare un nome a questa anonima collina, identificandola con la Troia cantata da Omero. Quindi sono veramente questi due grandi percorsi che alla fine si intrecciano e creano un complesso palinsesto pluristratificato nell'uomo, ricco di emozioni, sentimenti, ma anche di questa gelida, fredda adesione al mondo reale. Schliemann, proprio per questa sua controversa natura, rimane al centro di grandi polemiche, antiche come contemporanee, perché se nessuno può negare che è stato effettivamente colui che ha aperto la strada a quella che è l'archeologia moderna, archeologia intesa come organizzazione di un cantiere di scavo, come gestione di uno scavo in maniera stratigrafica, dall'altra
è anche il personaggio che ha amplificato, secondo una serie di eccessi non sempre controllabili, il sistema di comunicazione e informazione dei dati. E non è casuale che un personaggio così intrigante, così sfuggente, sospeso tra la realtà e la dimensione onirica, finisca per essere oggetto dell'attenzione di Sigmund Freud, il quale venerava Schliemann, ma non solo per quella componente di avventura che lo spinse a queste straordinarie e magnifiche scoperte che fece non solo a Troia, ma anche nel mondo greco, la scoperta della civiltà micenea, non da ultima. Ma per Freud era un personaggio che conteneva in sé proprio quella stratigrafia, come un archeologo tenta e procede secondo un chiaro sistema di rimozione di strati, così anche lo psicanalista fa altrettanto, rimuovendo strato dopo strato per arrivare all'essenza delle cose, per poi destrutturare e ricomporre il tutto all'interno di una lettura unilaterale. Quindi Schliemann si prestava bene a questo tipo di ricerca, perché sfuggeva sempre dalla chiarezza nella presentazione dei dati all'eccessiva invece poi interpretazione che egli stesso faceva della cultura materiale. Ma in fondo non è solo il personaggio, credo che sia anche quello che lui ha portato alla luce. La città di Troia è ancora oggi avvolta all'interno di questa aura misteriosa, dove è forte l'influenza dei poemi omerici, e chi si occupa di questo mondo straordinariamente ricco da un punto di vista archeologico non può fare a meno di subire la forte influenza dei poemi omerici. E guardando per esempio le straordinarie mura che Schliemann trova, il ricordo è inevitabile, finisce ai grandi eroi troiani che difendevano questa piccola cittadella, che poi piccola non è, perché grazie agli scavi condotti poi dall'Università di Tübingen, da Manfred Kaufmann, oggi sappiamo che quella che aveva trovato Schliemann è solo la parte centrale, è l'astio, la parte cioè della sede degli edifici di culto e di potere, mentre la vera e propria città stava in basso, ai piedi di questa acropoli. E proprio il fascino di questa città non sfugge, per esempio, al sistema di comunicazione moderno, perché è proprio il governo di Erdogan che ha risollevato, da un punto di vista mediatico, le sorti di Troia. Non che ne avesse bisogno Troia, però Troia restava sempre all'interno di un circuito fortemente accademico, chiuso all'interno di un perimetro scientifico, e quello che andava oltre forse era l'eccesso che noi abbiamo visto, per esempio, anche in un certo tipo di cinematografia. Erdogan ha condotto una straordinaria, brillante operazione di recupero di Troia, legando la città di Troia a un altro episodio bellico che si è svolto nella stessa area, che è la battaglia di Gallipoli, e che vede, durante la Prima Guerra Mondiale, stabilendo questo singolare parallelo tra la resistenza dell'esercito ottomano contro l'esercito alleato, da una parte, che in parallelo ricordava dall'altra la resistenza dei troiani contro gli Achei. E questo ha comportato una rinascita, devo dire, di interesse non solo nell'ambito della moderna Turchia, ma anche in senso lato più ampio verso Troia, e anche verso un aspetto che noi occidentali non abbiamo mai considerato, ovvero la scoperta di Troia e l'interesse che Troia ha sempre suscitato all'interno del mondo anatolico,
comincia con la formazione del mondo ottomano, a cui prima faceva riferimento il professore Cardini. Soleiman II era ricordato, per esempio, per la sua profonda conoscenza del greco e aveva letto direttamente i poemi omerici dalla fonte diretta. Quindi, come vedete, c'è una sorta di curioso ritorno, involontariamente innescato da Schliemann, da un Oriente che resiste a un Occidente che poi ha la meglio, a un Oriente che in qualche maniera recupera terreno e che vede in Troia quel baluardo, quel primo baluardo di uno scontro epocale tra un mondo occidentale ancora in fieri, identificato con la civiltà micenea, e dall'altro un mondo troiano, e quindi orientale asiatico, che alla fine avrà modo di rinascere attraverso varie forme, dall'ellenismo di Alessandro il Grande fino a poi alla grande riforma e costituzione dello Stato ottomano nel XVI secolo. Grazie Massimo, beh, è veramente affascinante anche questo sguardo che ci hai dato su. Gli psicologi parlano di effetto pizza in proposito, no? Le cose che vanno e vengono da un capo all'altro del mondo, che cambiano volto, ma che poi sottendono una trama che appunto si ripete ed è un po' una trama dei confronti tra umani, dei confronti tra civiltà, no? E Schliemann è veramente un importante crocevia da questo punto di vista, cioè ha rappresentato un po' la chiave, per così dire, no? Di accesso che ha sbloccato una nuova storia di Troia in un certo senso. Allora, io direi che da adesso possiamo spingerci ancora un pochino più verso Oriente. Questo nostro è anche un percorso geografico ben preciso, da Occidente ad Oriente, in verità, come state vedendo, e questa volta ci spingiamo, in quella vasta area che sta a settentrione del subcontinente indiano e ci spingiamo anche cronologicamente un pochino più avanti nel tempo, perché alla fine del maggio del 1953, due uomini. Un uomo d'Occidente, cioè Edmund Hillary, un anglosassone, e un uomo d'Oriente, Tenzin Norgay, nepalese, o meglio, nepalese, in verità Tenzin diciamo, vede convergere in sé una serie di identità geografiche, ma di quell'area, riescono a compiere un'impresa straordinaria, cioè riescono, in mezzo a difficoltà, e non so, di cui ci racconterà Marco che le ha vissute direttamente e con i mezzi oltretutto dell'immediato dopoguerra, riescono ad arrivare alla vetta dell'Everest. Quindi sicuramente questa è una storia di enorme forza, enorme coraggio, ma appunto io passo la parola a Marco Berti perché ce ne racconti qualche cosa. Prego, Marco. Ecco, bene, grazie. Stavo riflettendo un po' sul tema anche di Book City, sul dopo. Ed infatti la spedizione del 1953 è il dopo del dopoguerra, quando molti giovani, quasi tutti o tutti i membri della spedizione del 1953, si erano trovati un po' limitati dai confini determinati dai campi di battaglia, praticamente. E tutti avevano partecipato alla guerra, dal capo spedizione Hunt al corrispondente del Times, che era James Morris, che io ho avuto la fortuna di conoscere quando ero giovane, ma che si chiamava Jane Morris perché è stata una scrittrice molto nota in Inghilterra, e quando io l'ho conosciuta non avevo la più pallida idea che lei potesse essere quel James Morris che aveva fatto parte della spedizione all'Everest del 1953. Purtroppo non le ho mai chiesto niente di quell'esperienza, abbiamo parlato di Venezia, era una persona estremamente simpatica, ma nel 1975 appunto è stata una delle prime a fare un'operazione che l'ha fatta diventare Jane. E quindi non ho avuto mai modo di farmi raccontare in diretta
l'esperienza dell'Everest del 53 della conquista, che per me sarebbe stata una cosa estremamente emozionante. Ecco, questa scrittura, il raccontare questa conquista, per me è stata, devo dire la verità, emotivamente una prova molto, molto importante, perché io ho iniziato nella seconda metà degli anni Ottanta e devo dire la verità, ho avuto la fortuna di conoscere i luoghi percorsi dalla spedizione del 53 con le stesse, come si può dire, con la stessa semplicità delle valli come si presentano oggi. E mentre adesso, diciamo, quel mondo del turismo ha molto trasformato quello che hanno incontrato Hillary, Tenzing, Hunt e tutti i vari partecipanti alla spedizione. È indubbiamente stato un momento importante dell'alpinismo, per l'alpinismo, ma anche per la storia dell'uomo, perché a differenza di oggi, quell'alpinismo non era legato prettamente all'aspetto sportivo, ma prevalentemente all'aspetto esplorativo. Questo vale per la spedizione dell'Everest del 1953, così come quella dell'anno successivo, il famoso K2 italiano, tra l'altro c'è una pubblicazione nella collana che racconta anche quella vicenda. L'Everest è stato indicato come la cima, la vetta più alta del mondo nella seconda metà dell'Ottocento e ovviamente da quel momento tutti quelli che gravitavano al mondo alpinistico, particolarmente quello inglese, hanno sognato di poter raggiungere la cima. Ma solo nel 1921 sono partite le prime spedizioni all'Inghilterra. L'Inghilterra era indubbiamente agevolata perché aveva l'opportunità, la possibilità di entrare in quei territori per il dominio che aveva su tutta l'area indo-tibetana, più indiana, perché il Tibet ci ha provato varie volte con Yasban ad entrare, ma no, non ce l'ha fatta. Ha fatto qualche danno in territorio tibetano, ma fortunatamente senza riuscirci completamente, e nel 1921 sono iniziate queste spedizioni. E lì è bello leggere e anche ascoltare. Io ho avuto l'opportunità di arrampicare con il nipote George Mallory, quell'alpinista che ha tentato, era ossessionato dalla cima dell'Everest e ha partecipato alla spedizione del 1921, 1922 e del 24, quando con Irvine è scomparso a pochi metri dalla cima, è arrivato in cima, non si sa. Il corpo è stato ritrovato alcuni anni fa, non quello di Irvine, ma non c'è niente che certifichi il raggiungimento della vetta nel 1924. Pensiamo che andavano su con le giacche di flanella, con la sciarpa legata attorno alla testa. Insomma, siamo. Pensare che questa gente è arrivata a 8.600 metri con un'attrezzatura che noi usiamo forse per andare in piazza nei fine settimana d'inverno, questo fa capire il livello di impegno e di eccezionalità di questi uomini. L'Everest si chiamava di fatto Chomoluma, la dea madre della terra. Purtroppo gli inglesi che erano lì con i loro addetti, con i loro ingegneri nel cercare di rilevare quali erano le cime più alte del mondo, trovarono questa vetta che indicarono inizialmente come cima 15. Ma se inizialmente con tutte le altre cime, tipo il Kanchenjunga, che è la terza cima del trekking più alta del mondo, purtroppo con l'Everest, nonostante i locali la chiamassero Chomoluma, appunto, dea madre della terra, decisero di dedicarla a un funzionario ormai andato in pensione, tra l'altro persona molto schiva, che ribadiva più volte che i nomi da assegnare a quelle montagne devono essere i nomi locali. E così lui si è ritrovato con il nome della cima più alta del mondo, con il suo cognome più che altro. E ormai è conosciuto come Everest. Devo dire la verità che ultimamente si comincia a usare sempre di più il termine Chomoluma nell'ambiente alpinistico, ma ovviamente per la massa rimarrà per sempre
Everest. Un aspetto importante che ho cercato di portare nel raccontare questa vicenda è il ruolo degli Sherpa, che non è stato marginale, anche se sono stati messi in secondo piano fino a pochi anni fa, bisogna dire la verità, perché senza di loro non sarebbe stato possibile raggiungere i risultati delle precedenti spedizioni e fino alla conquista del 29 maggio del 53. L'unico che veniva riconosciuto all'interno di quella spedizione come alpinista era appunto Tenzing. Era nato in Tibet, non era nato in Nepal, quindi c'è questa storia, questa, come dire, ambiguità sul fatto che sia effettivamente Sherpa, perché Sherpa vuol dire uomo che viene dall'est, sono di origine tibetana, è in dubbio, però si sono insediati circa 400 anni fa nella valle del Khumbu, questa valle che porta all'Everest, al famoso il trekking del Khumbu, il trekking al campo dell'Everest attraverso la valle del Khumbu. Con la famiglia dal Tibet si era trasferito in Nepal e poi è andato in India. Quindi lui era, come hai detto giustamente tu, era sia tibetano che nepalese che indiano. Quindi di fatto lui la catena himalayana la copriva al 100%. Ed era un uomo estremamente determinato, così come lo era Hillary. In quella spedizione alcuni dicono che Hillary non fosse un alpinista particolarmente dotato rispetto ad altri anche presenti nella spedizione, ma è indubbio che era un personaggio estremamente carismatico, aveva sicuramente le capacità perché le sue ascensioni in Nuova Zelanda lo hanno dimostrato, e in più aveva scelto intelligentemente il suo compagno di cordata, perché il meccanismo che ha portato ad andare in cima con Tenzing ce l'ha costruito proprio Hillary. E ripeto, è stato affascinante ripercorrere da Kathmandu fino alla vetta dell'Everest la storia di questa spedizione, perché sono riuscito in qualche maniera, e spero di essere riuscito anche a trasmetterlo nel raccontare, le emozioni delle singole persone che hanno vissuto questa esperienza. Io, parlando con Barbara, visto che ce l'ho davanti, ti ho raccontato che mi sono commosso nello scrivere quando ho raccontato gli ultimi 300 metri della salita, no? Perché ero un po' con loro. Una cosa a cui tengo inoltre, oltre a questo, è l'aspetto organizzativo. Oggi parliamo di spedizioni alpinistiche, quella del 53 e quelle fino a una ventina d'anni fa, una quindicina d'anni fa, potevano essere ancora spedizioni alpinistiche, perché era estremamente complicato e c'era quell'elemento esplorativo che dicevo prima. Adesso per scalare l'Everest basta andare in un'agenzia di viaggio, o mandare un'email, paghi, trovi uno Sherpa che ti porta in cima, parlo della via normale, la via di Hillary a Tenzing, che è diventata purtroppo, ma questo è lo sviluppo del turismo a livello mondiale, permette a chiunque con le bombole di ossigeno e con un supporto totale di raggiungere la vetta dell'Everest. Devo dire la verità, stavo pensando in questo momento, raccontandovi anche l'esperienza dei precedenti tentativi, perché subito dopo la guerra, la prima ricognizione che è stata fatta è del 51 e c'era già Hillary, tra l'altro, nella squadra che è andata a fare una ricognizione ed è stata fermata da un enorme crepaccio. L'anno successivo sono stati gli svizzeri che potevano arrivare in cima e sono arrivati a 8.600 metri praticamente, e sempre Tenzing era con la cordata di punta, con Lambert, lo svizzero. Però purtroppo il meteo li ha bloccati e le condizioni con le tende, l'attrezzatura, il peso dell'epoca li ha costretti a una ritirata. Adesso, sempre per parlare di queste vacanze alpinistiche, che non sono più spedizioni alpinistiche come era quella del 1953,
Cosa volevo dire? Il problema è che adesso quando tu sali hai anche il meteo che ti aiuta, hai dei meteorologi che ti confermano quando è il momento per poter arrivare in cima. All'epoca era tutto dato dalla sensibilità del singolo alpinista, se era il momento giusto per raggiungere la cima o se era il momento meno adatto, però era dato dalla sensibilità del singolo, con le difficoltà che possiamo immaginare. Ecco, io spero. Con questo raccontare, no? Questa esperienza, che si possa capire la forza, soprattutto mentale, di questi personaggi che hanno aperto una strada che adesso è resa più facile per gli alpinisti di oggi, praticamente. Ecco. Certo, grazie mille Marco. Sì, insomma, è una vicenda veramente molto affascinante. Un po' tutte le vicende di montagna, devo dire, a me tengono sempre col fiato sospeso. E anche la lettura di questo tuo libro, perché si vive effettivamente la fatica, la difficoltà, l'incertezza. Si vive la forza della natura anche, che è molto più forte di noi, insomma, per cui. E poi sì, hai detto molte cose interessanti, il fatto che era appena finita la guerra. Io ricordo che ad esempio quando invece in tutta un'altra missione, quando Shackleton va al Polo Sud, Shackleton è costretto nel libro che scrive a giustificarsi, a dedicare, forse l'ha fatto anche volontariamente, ma a dedicare il libro ai compagni caduti in terra europea e ai compagni caduti nelle vaste lande bianche del polo, proprio perché c'era anche una certa difficoltà a comprendere, a giustificare queste spedizioni, no? Mentre in Europa si moriva nella guerra. Quindi, insomma, e allo stesso tempo c'era una grande gara, no? A conquistare nuovi territori, nuove altezze, mondi sconosciuti, una gara, di carattere politico, economico. Come quella di cui adesso ci parlerà anche Marina Montesano, perché in fondo lei adesso ci parlerà della incredibile, mi sento di dire, storia di Marco Polo, che è la storia comunque di all'origine grandi interessi commerciali, cioè questa via della seta sulla quale si mette la famiglia Polo che guarda a Oriente. In fondo, io che mi occupo di personaggi ancora più antichi, beh, erano già interessatissimi a questo Oriente, i Romani, i Greci, gli Egizi in tempi molto precedenti. E quindi, ecco, Marco Polo, anche lui ci presenta una storia di un'attualità straordinaria, perché noi ci troviamo oggi a ridiscutere di Via della Seta, a ridiscutere di possibilità di dialogo commerciale, culturale con questo Oriente che in fondo resta sempre un po' misterioso, no, Marina? Questo Oriente, nel senso che effettivamente culturalmente è lontano in ogni caso da noi per molti aspetti. E Marco Polo fa un viaggio straordinario e la straordinarietà del suo viaggio è che appunto è un viaggio di immersione in questa nuova cultura, no? Tant'è vero che Marco Polo sembra che a un certo punto entri totalmente in questa cultura che va a scoprire. Però lascio a te la parola per raccontarcelo. Grazie, buonasera a tutti. Ah, sì, certamente l'avventura di Marco Polo è un'avventura straordinaria ed è un'avventura che nel tempo ha vissuto fortune alterne. Ci sono stati dei momenti di grande successo, momenti nei quali tutti hanno creduto all'impresa di Marco Polo, ci sono stati momenti di scetticismo, quindi ha vissuto delle fasi alterne. Ma come tu hai detto, e non è questione di telepatia o di leggersi nel pensiero, certamente oggi Marco Polo torna indubbiamente alla ribalta, perché il rapporto con l'Oriente è un rapporto rinnovato. E credo che nessuno di noi, anche solo 20 anni fa,
Certamente 30 anni fa avrebbe previsto un ritorno della Cina così potente. E naturalmente anche quindi la progettualità di espansione del soft power cinese è certamente qualcosa che ci ha colpiti negli ultimi anni. Ecco, e questo gigante che avevamo forse un po' dimenticato, in realtà, come tu dici, è sempre stato un polo importante nell'immaginario, ma anche nella realtà economica. I romani certamente ricevevano le merci da questo paese, il paese dei Seri, come loro lo chiamavano, della seta. E quindi naturalmente era un polo per loro di eccezionale importanza, al quale però non sono riusciti ad arrivare. Perché si riesca ad arrivare in Cina, bisogna che passi appunto, che ci sia qualche cosa di nuovo. E giusto un paio di cartine per renderci conto davvero di quanto sia geograficamente, culturalmente attuale la vicenda di Marco Polo, perché queste sono grossolanamente qui tracciate le grandi vie della seta, che è giusto anche declinare al plurale, perché non è una singola strada, ma sono una serie di percorsi di terra, di mare, che appunto servono a portare le merci dall'Oriente all'Occidente. Nel tempo di cui parliamo, non si dà il contrario. Difficilmente le merci dell'Occidente interessano all'Oriente, le merci preziose arrivano soprattutto da qui. E le vie della seta antiche sembrano appunto essere il modello di quelle presenti. E se noi vediamo i viaggi di Marco Polo con l'andata per le vie di terra, diciamo la via della seta che è forse più presente nel nostro immaginario, ma c'è anche questo straordinario ritorno che dura anni e che lo porta dal porto di Changzhou, o Zaitun, come si chiamava al tempo, come lo chiamavano al tempo, fino di nuovo alla Persia, a Costantinopoli e poi ancora a Venezia. Quindi davvero lui percorre tutte le vie della seta conosciute e percorre quello che vediamo un po' in Cina, da Xi'an a Dali, cioè fino all'attuale Yunnan. Quindi Yunnan, che è il luogo che certamente Marco Polo ha conosciuto meglio, dove deve aver vissuto per diversi anni, ha quindi viaggiato anche all'interno della Cina, molto probabilmente ha viaggiato dalla Cina all'India. In genere si parla sempre di Marco Polo e la Cina, mai di Marco Polo e dell'India, per la quale invece ha dato anche uno straordinario contributo alla conoscenza di questo subcontinente, che era anche questa una terra favoleggiata, ma non conosciuta direttamente dagli europei. Ecco, fino all'epoca di Marco Polo, diciamo fino alla seconda metà del 200, in realtà sulla Via della Seta viaggiavano soprattutto le merci e non viaggiavano o viaggiavano molto meno gli esseri umani, i mercanti. Perché il percorso è lunghissimo e quindi si preferiva di città carovaniera in città carovaniera arrivare, scaricare le merci, venderle ad altri mercanti che poi si occupavano di un altro pezzetto della Via della Seta. E molto i mercanti arabi persiani o arabo-persiani avevano fatto lungo questi percorsi, fino a quando non c'è una innovazione totale, cioè l'affermazione di questo straordinario impero, effimero, certamente è durato poco. Ad esempio, la conquista della Cina è durata fino per un secolo e mezzo, ma in questo periodo, certamente, una unità interna a questo continente che va dalla Cina fino ai confini orientali dell'Europa, fino al vecchio califfato di Baghdad, che viene rovesciato e si forma un ilkhanato di Persia. Ecco, su questo territorio i Khan consentono ai mercanti stranieri di agire, anzi, li chiamano perché sono dei grandi guerrieri mongoli, ma non sono dei mercanti. E quindi hanno bisogno di gente esperta che badi all'amministrazione, non si fidano dei cinesi che hanno appena sottomesso. Ad esempio, gli arabi si occupano soprattutto della riscossione delle tasse, hanno bisogno di mercanti stranieri ed è in questa ondata di mercanti stranieri che arrivano i Polo.
andiamo avanti rapidamente per vedere come questa strada sia una strada di antiche città che si vanno riscoprendo, della quale appunto ormai quasi non esiste più niente, perché la civiltà delle steppe è una civiltà, anche quella dei mongoli, fatta soprattutto di accampamenti, di tende, di yurte, come vengono chiamate. Questa è la tipica tenda appunto dei mongoli. E lungo la Via della Seta, Marco Polo attraversa questa grande opera che noi sappiamo oggi, almeno in questa versione, essere moderna, di epoca moderna, stata costruita dai Ming, ma comunque la Grande Muraglia esisteva anche prima, una serie di valla appunto e di fortificazioni che a quel punto non servivano più a niente. C'è anche chi ha detto che Marco Polo non è stato mai in Cina, non parla della Grande Muraglia. Certamente non parla della Grande Muraglia, perché all'epoca la Grande Muraglia non serviva a nessuno. I mongoli dominavano da una parte e dall'altra della Grande Muraglia. E prima di lui arrivano, questa è grosso modo una cronologia dei viaggi, prima di lui viaggiano rapidamente, per come si poteva all'epoca, suo padre e suo zio, Niccolò e Maffeo Polo, partono da Costantinopoli, dal Mar Nero, dove i veneziani hanno tantissimi interessi, e arrivano a visitare il Canna, che ha conquistato da poco Kublai, il nord della Cina, ma che si appresta nel giro di pochissimi anni, di un decennio, a conquistare tutta la parte meridionale, che è quella anche più ricca del paese. E tornano indietro, dove trovano a quel punto il figlio Marco Polo, che è rimasto orfano di madre all'età di 14-15 anni. Organizzano immediatamente un nuovo matrimonio per Niccolò, Marco Polo avrà quindi un fratellastro subito, Matteo, e organizzano una nuova partenza. È evidente che in Cina hanno trovato un terreno fertile per i loro commerci, e quindi ripartono. Ripartono e verso il 74-75, non siamo certi, certamente d'estate, perché visitano come prima cosa la residenza estiva di Kublai Khan, quella che sarà chiamata dalla tradizione letteraria occidentale Xanadu. E certamente Marco Polo si innamora della corte del Khan, qui la vediamo in una splendida miniatura del 400 francese, una corte così come le città della Cina, che gli sembrano infinitamente più ricche, più popolose, gli sembrano una Venezia però al cubo, moltiplicata per tanti abitanti di più, tante ricchezze di più. E tuttavia, cosa ne sarebbe di Marco Polo se non fosse per il suo libro? Perché noi sappiamo che contemporaneamente, subito dopo di lui, tanti altri mercanti hanno viaggiato. E in fondo Marco Polo non è Cristoforo Colombo, lui non scopre un nuovo continente, volente o no, semplicemente viaggia come mercante e resta per almeno 2 decenni in questo paese. Quello che davvero rende la sua esperienza unica è l'aver scritto questo testo, originariamente il Dévisement du Monde e poi per noi italiani il Milione. In circostanze anche avventurose, come tutta la sua vita, mentre è prigioniero per un anno a Genova, incontra questo romanziere, Rustichello da Pisa, e certamente il loro rapporto è complicato, perché Marco Polo conosce tante lingue orientali. Certamente il veneziano, deve parlare con un pisano in un carcere genovese. Come lo scrivono questo testo? Bisogna trovare una lingua. La lingua è quella che Rustichello utilizza per i suoi romanzi, che sono dei romanzi cortesi, volgarizzamenti della materia arturiana, dell'epica francese, e certamente qualche tocco di questa epicità arriva anche nel nostro testo, ma allo stesso tempo è il diario di un mercante, perché ci sono tante informazioni che riguardano le merci, le rotte, tutto quello che può interessare i mercanti. È però anche un'opera enciclopedica. L'enciclopedismo era il genere letterario colto del 200, e quindi è una descrizione luogo per luogo di quello che c'è all'interno, e
Diciamo che devono creare una lingua, utilizzano il franco-italiano cosiddetto, ma devono anche creare un nuovo genere letterario, perché non c'è niente di già esistente. E questo che rende straordinaria l'esistenza di Marco Polo, il milione e ciò che fa Marco Polo. E qui mi fermo, grazie. Grazie Marina, sì, straordinario. L'inizio anche dell'avventura dei racconti di viaggio. È una straordinaria avventura, un genere letterario che poi ci farà conoscere il mondo in fondo, no? E quindi è veramente una storia estremamente affascinante quello di Marco Polo che ci ha raccontato Marina Montesano, che è anche l'inizio della letteratura di viaggio, quindi della. Di questa grande avventura che si può fare attraverso i libri, no? Per conoscere il mondo. E quindi io non so, devo dire la verità che nel curare questa collana, che ancora, di cui ho letto ormai quasi tutti i libri, ancora due sono in consegna, gli ultimi due, quindi non, solo due di questi volumi ancora saranno una scoperta, ma per me è stato un viaggio straordinario leggere questi libri, veramente un'immersione in mondi, di altri momenti, in mondi geograficamente diversi, e quindi non posso che invitare davvero i lettori a leggerli questi libri, questi che sono stati presentati questa sera e gli altri che stanno ancora uscendo in edicola. La settimana prossima uscirà il libro di un altro grande storico, Mauro Canali, dedicato alla grande traslonata atlantica di Lindbergh. Anche questo è estremamente affascinante, e così come tutti. Ora, io direi se qualcuno ha qualche domanda che vuole rivolgere agli autori, o qualche osservazione che vuole fare, qualche condivisione, è il momento di farlo. Potete scrivere nella chat e in caso io mi faccio portatrice. Diamo qualche momento. Nel frattempo, io mi permetto di fare una domanda a tutti, che estendo a tutti gli autori di questi libri. Ed è una riflessione che ho fatto proprio facendo questo mio viaggio attraverso questi volumi. Tutti questi libri sono accomunati, ed è proprio stata anche una scelta mia come curatrice, sono accomunati dall'elemento del viaggio. Cioè, in un modo o nell'altro, si tratta di viaggi, che siano viaggi perché si percorrono molti chilometri. Tra l'altro ci tengo a dire che anche Schliemann, no? Massimo, che pure noi lo conosciamo perché ha scoperto Troia, però io sono rimasta sorpresa nel leggere il tuo libro e nello scoprire che questo Schliemann ha percorso il mondo in lungo e in largo veramente mille volte, no? Ma al di là di quello, poi ci sono viaggi anche, viaggi mentali, no? E alcuni, le parti di questi libri iniziano, i capitoli iniziano con un capitolo che si intitola Il sogno, no? Sono tutti dei sognatori che in qualche modo hanno visto una possibilità di qualche cosa che altri non avevano immaginato. Allora, questi grandi viaggiatori, in questo tempo, che è un tempo invece il tempo del turismo, appunto, no? Con tutte le implicazioni che questo ha, il tempo del turismo, che significa recarsi in un luogo con delle velocità inimmaginabili, trovarsi in un momento della giornata in una parte del mondo e poche ore dopo dall'altra parte, eccetera, no? E magari ritornare dopo pochi giorni. Ecco, in questo tempo, che cosa hanno da dirci queste vicende storiche, questi personaggi? Che hanno fatto viaggi nella lentezza, nelle difficoltà. Ecco, io vorrei un po' rivolgere a voi queste domande, a voi che avete scritto questi libri e quindi probabilmente avete riflettuto su questa diversa prospettiva di approccio al mondo. Io apro il microfono se riesco a tutti. Mi fate semmai un cenno con la mano e io do il microfono alla persona che vuole intervenire. Massimo, te lo do subito. No, avevo fatto, sì, non vorrei sottrarre lo spazio ad altri, avevo fatto segno perché il microfono funzionava, ecco. No, rispondo brevemente. Sì, è vero, io de devo apprezzare
l'avevo detto in altre forme, l'impostazione che hai dato, perché mette assieme tutta una serie di elementi che sono poi gli ingredienti che rappresentano gli aspetti più intimi di una persona. In genere parliamo di scoperte, ci concentriamo sull'oggetto e dimentichiamo la persona. Proprio questa impostazione della tua collana ha permesso invece di mettere in evidenza il tema della mobilità, la dimensione onirica di cui ho già parlato e sulla quale non voglio tornare. Ma per rispondere brevemente alla tua domanda, Schliemann è una sorta di futurista ante litteram, ama, al contrario della lentezza, la velocità, è folgorato dalle ferrovie. Non solo da un punto di vista economico, perché possiede poi delle azioni presso le maggiori compagnie ferroviarie degli Stati Uniti, Cuba e in Europa, ma è attratto dal fatto che, amando il viaggio e quindi la necessità di spostarsi rapidamente, il treno gli garantiva questa celerità e quindi la rapidità di raggiungere la meta. Però poi ci sono anche i viaggi in nave, e che lui amava molto. Gli spostamenti da Napoli verso la Grecia, verso la Turchia, quei viaggi nei quali trovava tempo, per esempio, per scrivere, per comporre, per elaborare. Quindi c'è questo rapporto non tanto ambiguo, ma direi sono i risvolti della sono due risvolti della medesima medaglia: da un lato la velocità, dall'altro invece la lentezza, ed entrambe sono le due dimensioni che caratterizzano quest'uomo di fine 800. Non so se c'è qualcun altro dei relatori che voleva in proposito intervenire, dire qualche cosa. Nel caso credo che possiate voi stessi attivare il vostro microfono. Ecco, il professor Cardini vedo che alza la mano, aspetti che le apro il microfono. Eccolo, No, aperto. una piccola cosa, io sono molto contento, particolarmente contento di aver partecipato a questa avventura, perché per la verità sulle prime io nutrivo qualche dubbio, non tanto e non solo sull'impostazione, quanto sulla opportunità di un mio contributo. In fondo, qualche volta quando si fanno questi lavori di sintesi, che non sono propriamente divulgazione, sono una cosa un po' diversa. E beh, si ha la sensazione di ripetersi, di dire sempre le stesse cose. E non c'è nulla di male in questo, però è naturale che ci si sente un pochino frustrati. Cosa si può dire di più su Colombo? E indirettamente io posso aggiungere. Mi chiedevo cosa si potesse dire ancora di più su Schliemann, sull'Everest, sulla stregoneria, eccetera. Ora, sentendo anche quello che hanno detto i colleghi, ho imparato un sacco di cose stasera e sono dell'avviso, non so quanto il mio contributo sia stato all'altezza di quello altrui, ma sono dell'avviso che effettivamente questo tipo di approccio è un approccio in fondo indovinato, riesce a essere un approccio multilaterale, multidisciplinare, in cui si riesce a trovare sempre uno spunto nuovo, sempre un rapporto diverso con la realtà, anche con la realtà che ci circonda. Ecco, io ad esempio ho imparato qualcosa in più sui dubbi che avevo a proposito delle ultime manifestazioni, così ordinariamente si chiamano revisionistiche o cose di questo genere. Sono alcuni aspetti che non avevo colto bene, e può sembrare paradossale, ma ascoltandomi parlare mi sono reso conto di alcune cose che mi erano sfuggite come lettore quando avevo letto di queste attenzioni, chiamiamole così, nei confronti di Colombo. C'era qualcosa che mi era sfuggito e che mi è adesso un pochino più chiaro, proprio sulla base delle mie nuove riflessioni, quelle piccole riflessioni alle quali sono stato costretto da chi mi ha, costretto fra virgolette naturalmente, da chi mi ha invitato a riflettere ancora una volta di più su Cristoforo, eccetera. Quindi, grazie.
No, grazie a lei, professore. Anche questa è una grande lezione, come sempre, che ci dà, cioè la possibilità sempre di avere ancora, persino da posizioni come la sua, qualcosa da imparare dai testi, dalle fonti, la possibilità sempre di poter arricchire un po'. Marco, sì, prego, ti do la parola, puoi prendere tu il microfono, forse, o se no te lo aziono io. Ecco, No, adesso ecco. volevo solo aggiungere una cosa riguardo il viaggio lento che tu hai citato. Pensavo a Marco Polo, che è un mio concittadino, io sono cresciuto con Marco Polo in casa in qualche maniera. Il mio nome un po' anche ricorda, perché a Venezia tutti ci chiamiamo Marco, in molti, poi della mia generazione siamo in molti. Ma stavo pensando al discorso del viaggio lento e tra il concetto di turismo e viaggio. Una dimensione che si è completamente persa e che io ho rivissuto anche grazie all'alpinismo, ma anche scrivendo questa vicenda della conquista dell'Everest, è che si è persa la dimensione dell'attesa, cioè del saper aspettare. Questa è una cosa che ovviamente adesso non è più possibile, perché è più facile fare il turista che il viaggiatore, perché il tempo è limitato. L'attesa è possibile quando hai tempo per attendere, no? Quindi invece adesso quando parti per un Marco Polo non sapeva qua, non aveva una data, no? Non aveva un obbligo per arrivare dove voleva arrivare, forse non sapeva nemmeno dove poteva arrivare. Però quello che manca oggi e che forse bisognerebbe ritrovare anche grazie alla lettura di questi personaggi, di queste vicende è proprio la dimensione dell'attesa. Per me è una cosa estremamente importante. Beh, forse è anche qualcosa che potremmo avere appreso durante questi 2 anni. In questi ultimi 2 anni abbiamo atteso parecchio e per forza. Quindi, ecco, forse in questo dopo potremmo metterci anche questo elemento che è molto importante. Giustamente tu l'hai ricordato. Sì, Marina, vedo che anche tu Molto, molto avevi. brevemente, è Prego. chiaro che nel caso di Marco Polo la sua vita è il viaggio, perché in fondo tutta la sua biografia, almeno quella di uomo adulto, metà lui l'ha passata viaggiando, certamente. Però oltre questo, un altro aspetto mi sembra importante, anche un po' l'abnegazione individuale. Ecco, nel corso della scrittura, visto che parliamo di questo anche, il capitolo che io ho trovato più difficile è quello sulla difficoltà, i nemici, le difficoltà, perché quest'uomo, i suoi parenti, hanno fatto un viaggio che è durato 25 anni e nel Milione non c'è una parola su questo. Se non, sì, siamo rimasti fermi 6 mesi a Giava perché c'erano i venti negativi. Ed è tutto qui, è quasi come se fosse davvero tutto una grande impresa nella quale in fondo l'individualità, le difficoltà, tutto quello di cui noi ci lamentiamo, magari anche come turisti, a partire da me, non soltanto gli altri, è chiaro, ecco, qui spariscono completamente. Io questo lo trovo straordinariamente interessante. Grazie. Molto, molto interessante, veramente. In fondo è quello che succede a ognuno di noi, credo, no? Che quando guardiamo indietro, in fondo, le cose, gli ostacoli superati svaniscono un po'. E quindi forse auguriamoci che possa essere così anche per questo periodo che abbiamo vissuto. Allora, vedo che da chi ci ascolta arriva una domanda. Dice, sarebbe bello riflettere, ci scrive Nunzio. Proprio sulla questione vicinanza e lontananza. L'Oriente è davvero così lontano o questa lontananza geografica è solo un ostacolo posto da noi stessi nel pensiero? Ecco, non so se Marina stessa vuole rispondere, sicuramente anche parlando di Oriente, anche Marco sarà titolato, ma Massimo altrettanto, perché anzi ha evocato lui la questione Oriente-Occidente e ovviamente professor Cardini. Pensava, il suo personaggio pensava di andare a Oriente, quindi io lascio la parola a chi desidera intervenire Forse su posso questo. dire giusto Sì, grazie. rapidamente che ci sono certamente alcuni passaggi del Milione, del racconto di Marco Polo, in cui lui vive l'alterità, popoli, persone, cose che sono diverse.
Non certo però per la Cina e per i suoi mongoli, perché lì in realtà passa tutto attraverso il riconoscimento. Lui vede Venezia, ma moltiplicata per 10, le stesse merci, ma di più. È tutto straordinariamente grande, straordinariamente bello, per cui no, non parlerei appunto di un altrove lontano in questo caso. È geograficamente lontano, ma in un certo senso è a lui vicino, e anche a noi come lettori del Milione. Certo, allo stesso tempo però Marco, no, e mi rivolgo un po' a te, allo stesso tempo poi il mondo occidentale costruisce questa alterità in termini molto concreti, perché poi ad esempio nelle imprese alpinistiche e appunto nel modo in cui ci si relaziona con gli Sherpa, che pure sono quelli che salgono insieme a questi occidentali, che portano, anzi salgono con molte maggiori fatiche, portando dei pesi pazzeschi, no? E ecco, forse da questo punto di vista c'è stata un'edificazione dell'alterità invece da parte del mondo occidentale volontaria di una lontananza che non è solo geografica, ma è culturale, no? Assolutamente, sai, il rapporto che c'era, e devo dire la verità, nel 1953 si è molto ridotta, ma fino a quel momento c'era un rapporto da parte degli alpinisti occidentali nei confronti dei portatori, perché poi parliamo anche di Pakistan, dove ci sono gli Hunza e quindi un altro gruppo etnico, e c'era molto paternalismo, non c'era un rapporto anche paritario come può essere nell'oggi, assolutamente, no? Tant'è vero che ormai gli Sherpa si sono emancipati, guarda, che poi non è neanche Sherpa, NIMS, questo ragazzo eccezionale che in 6 mesi ha scalato tutti i 14-8 mila. Beh, questo ti fa capire che ormai il loro ruolo non è più quello del portatore, così com'è, tra l'altro, nell'immaginario collettivo, ma di fatto da molti anni sono delle guide vere e proprie, come possono essere le nostre guide alpine, con capacità e conoscenze tecniche adeguate. Ma al di là della parte alpinistica, ma solo nel rapporto di incontro, no? Quando si va là come viaggiatori, al di là del salire le cime, sicuramente adesso c'è stato un adeguato avvicinamento, ma all'epoca c'era una distanza abissale fino agli anni 50 tra noi occidentali e loro che erano i padroni del territorio. Noi ci sentivamo padroni, poi c'è sempre questo rapporto, c'era questo rapporto un po' che volevamo sempre insegnare qualcosa, facevamo alcune persone facevano fatica ad accettare il modo di vivere, le scelte di vita che si incontravano. Io queste situazioni le ho vissute spesso, devo dirti la verità. Fortunatamente adesso si accoglie molto di più lo scambio chiamiamo anche di informazione, no? La Certo, sì. globalizzazione è anche questo, se È vuoi, anche purtroppo, questo, nel bene o nel certo. male. C'è anche un'altra domanda che è arrivata nel frattempo, che è per Marina proprio questa, perché Edoardo Sasso scrive: volevo chiedere se nel corso della scrittura del libro su Marco Polo si è trovata a metterlo in relazione con un altro grande viaggiatore, Ibn Battuta e la sua opera I Viaggi, e nel caso quali differenze si possono cogliere dalla diversa prospettiva culturale sostanzialmente dei medesimi luoghi. Per la domanda. C'è una differenza davvero nella scrittura in questo caso, perché Ibn Battuta è un tipo di viaggiatore diverso, ha una autocoscienza come viaggiatore, come geografo, che certamente è diversa, anche una cultura che è diversa rispetto a quella di Marco Polo, che parte con una cultura da mercante, ma ricordiamocelo, parte anche a 17 anni. Quindi anche le età sono diverse rispetto all'epoca, certo, comunque è poco più che un adolescente. E ritorna dopo 25 anni passati fuori, era per questo che sottolineavo la peculiarità del Milione. E lui scrive un libro che non ha nessun inquadramento
nei generi letterari del tempo, al contrario di quello che fai da battuta, che per questo dicevo è molto più consapevole anche come autore e come scrittore. La differenza sostanzialmente è questa. Nella grandissima similarità, come lei che fa la domanda ha sottolineato, dei viaggi, dei percorsi, ecco. Grazie Marina, sì, allora poi vedo un'altra domanda, questa volta per Massimo Cultraro. L'idea del grande pubblico circa la città d'Iglio non è eccessivamente offuscata dalla visione omerica e classica e si tende dunque ad associarla in maniera onirica appunto al mondo orientale, mentre per il mondo accademico immagino che sia scientificamente più accurato il legame con il mondo del regno Vilusa e delle fonti Tite. Ce lo chiede Federico Mascellani. Sì, questa è una domanda estremamente interessante e anche di grande attualità, perché dopo la lettura, o meglio la scoperta e lettura di alcune tavolette provenienti dagli archivi reali di Hattusash, che è la capitale degli Ittiti, si fa riferimento a questa città di Vilusa, nella quale le affinità semantiche rimandano inevitabilmente a Troia, Vilusa, immaginiamo il digamma che cade, Ilusa, Ilion, eccetera. È un tema che è fortemente dibattuto. In effetti questa città, ora in pochi secondi non è il caso, non è, è difficile sintetizzare, però da un punto di vista della geografia politica ittita sappiamo che è una città che va collocata nell'estrema parte di questo mondo microasiatico e ci sono secondo me buoni elementi per considerare Vilusa, la Vilusa citata dagli ittiti come la Ilion, Vilion del mondo omerico. E solo un riferimento al tema dell'Oriente. In Schliemann il concetto di Oriente è profondamente diverso da quello che abbiamo noi. Schliemann non mette in evidenza nella guerra di Troia lo scontro tra questi due mondi, perché nella sua percezione l'Oriente è qualcosa di molto più ampio, che addirittura abbraccia lo stesso Egitto. L'Asia, è l'Asia quella Siwa magari delle fonti ittite, è la microasia del mondo ellenistico. L'estremo oriente è altra cosa, e che lui scopre per esempio nel corso del suo viaggio in Giappone, perché è uno dei pochi occidentali a visitare il Giappone durante gli ultimi anni dello shogunato, prima della riforma Meiji. E le testimonianze che ci lascia sono estremamente interessanti. Ecco, in Schliemann c'è questa profonda divisione tra un estremo oriente, che lui considera oriente, e il resto invece è un generale mondo euro-asiatico, dove tutto viene considerato, anche se cronologicamente distinto, ma che diventa l'epicentro di una grande rivoluzione culturale. Del resto la visione di Schliemann era una visione estremamente classica, Massimo, cioè lui prende Esattamente. proprio nel mondo romano, diciamo che appunto quel mondo medio orientale, l'Egitto di Cleopatra per intenderci, rappresenta proprio la contrapposizione tra mondo occidentale romano e mondo orientale con tutto il portato del dionisiaco, eccetera, no? Quindi è proprio la visione classica. Ma se mi permetti di aggiungere, questa visione euro-asiatica nasce in Schliemann dal fatto che visse per molti anni come cittadino dell'impero zarista. E proprio chi vive in Russia, nella Russia di quegli anni, aveva la percezione non solo di un vasto impero, ma di come all'interno di questo impero ci fossero delle realtà geografiche, culturali fortemente diverse e articolate. E questo gli ha reso anche, gli ha permesso di leggere meglio, anche in un'ottica più di cosmopolitismo, ma anche attento alle divisioni etniche e culturali, quella che è la composizione del mondo mediterraneo ed asiatico. Certo. Va bene, allora mi sembra che le domande siano finite, non vedo altre chieste di approfondimento da parte di chi ci ascolta, quindi a me non resta che ringraziare tutti voi immensamente perché
mi sembra sia stata un momento ricchissimo, veramente. Non solo vi ringrazio per i vostri contributi a questa collana, ma vi ringrazio per questo momento. Ringrazio chi ci sta ascoltando per essere stato con noi fino adesso, siete stati molti e quindi insomma, ho particolarmente piacere di aver condiviso tutta questa ricchezza. Vi auguro un buon proseguimento di serata e al prossimo appuntamento con un altro evento Book City l'anno prossimo, magari, chi lo sa. Grazie e di nuovo buona serata a tutti.